Come al solito ormai di tutti i prodotti cinesoni e ti pareva che partiva l'allarme, ma porca miseria. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi location differente dal solito, sono nel mio studio e oggi volevo dividere il video in due parti fondamentalmente. Una parte di apertura di due pacchettini che mi sono arrivati, che sono questi qua, e dopo ne parliamo, ma soprattutto volevo fare una chiacchierata con voi e sapere se qualcuno ha avuto la mia stessa disavventura nei riguardi di un acquisto che ancora non mi è arrivato e per il quale in realtà si prefigura una colossale figura di una figuraccia da parte dell'azienda che lo ha proposto, ovvero il famoso OnePlus Watch. A inizio mese, strombazzate 420, viene presentato il nuovo wearable di OnePlus a un prezzo abbastanza contenuto, 159 € e decido di comprarlo. Mi fiondo immediatamente sul sito di OnePlus, non trovo la possibilità di comprarlo perché era ancora in preordine. Dopodiché trovo su Amazon una offerta per comprarlo in quegli acquisti un po' di gruppo che a fine degli ordinativi magari riesce anche a tirare giù un po' di prezzo. Morale, sono pronto a provare questo nuovissimo orologio. Noto con disappunto che agli youtuber più famosi e alla stampa in generale viene spedito per la prova e per le prime recensioni, e qui inizia il problema, nel senso che le recensioni sono tutte un po' ma. Ovvero, da quella un po' edulcorata che dice sì, è molto bello, c'è qualche problemino da sistemare col software, a quella che invece lo cassa completamente come una chiavica di prodotto, in buona sostanza, questo orologio è già in mano a un po' di gente, a me non arriva. A me non arriva, vedo che attendo pazientemente il mio ordine era previsto per il 3 maggio, il 3 maggio non arriva, il 4 maggio non arriva, dopodiché ricevo una mail da Amazon che dice che il prodotto è stato bloccato e non verrà consegnato, no? Verrà consegnato a data da destinarsi. Trovo strana questa cosa perché insomma OnePlus di solito è una ditta che dire, non è enorme, quindi deve vendere per rimanere in vita e tutto sommato adesso si è abituato anche degli standard di qualità anche abbastanza elevati. Io ho avuto il OnePlus 8 Pro e devo dire che come prodotto l'ho trovato veramente bello, è stato forse il miglior telefono che ho avuto l'anno scorso, quindi devo dire che il brand di per sé mi ispira fiducia. Ma in buona sostanza pare, ho letto un po' di articoli in giro sulla rete, che l'orologio sia stato in assoluto ritirato. E ritirato perché? Ritirato perché probabilmente il sistema operativo al quale si appoggia, che è un sistema operativo proprietario, anche se da altre fonti ho appreso che in realtà è un Tizen di Samsung riadattato. In buona sostanza è pieno di bug, quindi è stato tutto bloccato. Peccato che io l'ordinazione l'avevo già fatta, credo di averlo anche già pagato, non lo so, devo andare a controllare l'estratto conto della carta di credito, ma a prescindere da quello, una considerazione la devo fare, ovvero, a parte la ovvia delusione perché la mia scimmia era già alle stelle, quindi volevo provarlo, ma soprattutto ho trovato assolutamente da dilettanti, se vogliamo, senza voler offendere nessuno, però proporre un prodotto, mandarlo già in giro ai recensori e poi ritirarlo perché è venuto fuori una chiavica. Secondo me è una discreta figura di merda, si può dire, insomma, senza offesa, insomma. Io ho mantenuto l'ordine ancora, spero che prima o poi venga consegnato. Mi è arrivata una mail dove c'è scritto che prima o poi verrà consegnato, non lo so, però non posso non notare come in realtà, secondo me, un'azienda seria dovrebbe mandare fuori un prodotto già sicura che insomma, più o meno funzioni e senza avere dei ripensamenti, o tutto al più studiando delle patch immediate per sistemare eventuali problemi. Non ho capito la storia di mandarlo in giro e farlo già recensire, no? Perché alla fine, voglio dire, allora farlo recensire privatamente, ti fai dare dei feedback da un po' di gente che magari lo prova per qualche mese e poi decidi di mandarlo fuori. Non che ci costringe a comprare, poi boh, tante auguri, arrivederci, ci vediamo, quando ce l'abbiamo eventualmente ne riparliamo. Per questo fa diciamo, decadere un po' la fiducia che uno ha nel brand, tutto qua. E fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi è incappato nella mia stessa disavventura e se ha avuto problemi appunto con l'acquisto di questo orologio. Seconda parte del video invece, sono arrivati due pacchi, uno è assolutamente tranquillo, è uno
switch HDMI che volevo provare perché mi serve proprio qui in studio per shiftare il canale dal computer alla telecamera che utilizzo per fotografare gli occhi dei pazienti. E quindi spero di aver fatto l'acquisto giusto. È una marca Tech Hole, buco di tecnica, vabbè, è già il nome. Lasciamo stare. Ha il grosso vantaggio di non essere alimentato e di avere uno switch, un pulsante per switchare i due canali. Faremo la prova, adesso lo sballiamo e vediamo un pochino come funziona. L'altro prodotto invece che finalmente mi è arrivato, anche questo dopo una lunga attesa, anche perché l'ho fatto serigrafare, sono le AirTags. Apple AirTag, l'ho comprata una sua perché in realtà devo ancora capire se mi serve veramente o no. C'era il pacco da 4 che dava luogo a un piccolo sconto, ma alla fine devo capire effettivamente se ne vale la pena o no. Tanto di roba da perdere ne ho un sacco, quindi e questo credo lo userò nel portafogli, perché è una di quelle cose che la mattina cerco e non trovo mai da nessuna parte, insomma, perché ho avuto dentro uno zaino, un giubbotto, una borsa e quant'altro. Quindi adesso li sbagliamo entrambi e vediamo cosa viene fuori. 35 euro. E quindi eccoci qua con i nostri due pacchettini, Tech Hall, il buco di tecnica, fa troppo ridere sta cosa, confezione ovviamente cinese, quindi carta riciclata, niente di che, apriamo un po', allora, l'oggettivo è molto piccolo, bene, questo va bene perché lo devo nascondere dietro la mia lampada fessura, dietro il mio riunito, allora, costruzione è in metallo, bene, questo mi piace, anche perché disperde meglio il calore, considerato che ci passa comunque dentro una corrente. C'è una plastichina che io devo togliere subito, se no potrei veramente svenire, se non riesco. Vabbè, ho deciso che la tolgo dopo. E abbiamo due porte HDMI in ingresso, una porta in uscita, ma in realtà il traffico è... può essere veicolato sia in entrata che in uscita, quindi si può anche addirittura, lo si può usare sia come splitter, tutte e due le uscite con un'entrata sola, oppure appunto come un alternatore di segnale video o da una parte o dall'altra. Un monitor, io lo utilizzerò due ingressi, computer da una parte, meglio il Mac, e dall'altra parte il segnale video della fotocamera che uso per fotografare gli occhi dei pazienti, e uscita un monitor solo, che sarà il monitor attaccato al mio riunito. C'è questa plastichina che mi sta facendo impazzire e devo toglierla a tutti i costi, se no potrei svenire se non riesco a toglierla, è più forte di me. Credo che la toglierò dopo, no, dai, ce la facciamo, devo toglierla assolutamente. Oh. Dai, ce l'ho fatta, bella, tenace e adesa. Adesso sì che il prodotto è veramente come lo voglio io. Dentro abbiamo le solite istruzioni, user manual, che non credo che ci voglia proprio una scienza infusa per riuscire a utilizzarlo, e incredibilmente anche in italiano, fantastico, seguire le istruzioni di sicurezza. Va bene, dai, questo sì mi interessava, ma fino a un certo punto lo proveremo, vediamo come va, ma chi se ne frega. Piccolo prezzo, speriamo che comunque valga i soldi che ho speso. Mentre invece è discorso diverso per quanto riguarda l'Apple AirTag. Questo sì che invece mi interessa, perché 35 euro voglio che siano stati spesi bene, e soprattutto devo capire se permetterà di risolvere il mio annoso problema, che è quello di perdermi le cose in giro per casa. La tecnologia la conoscete tutti, sfrutta l'interazione che c'è tra i vari iPhone, mantenendo comunque la privacy. E quindi il tuo oggetto, il tuo AirTag, può essere facilmente riconosciuto da altri iPhone presenti nella rete, in modo da facilitarti nel ritrovare l'oggetto stesso. Lo peliamo. Questa cosa che adesso i pacchi dell'Apple si pelano mi piace tantissimo. Mi piace meno il fatto che tu li peli, ma non si aprono lo stesso. Questo è un pochino più faticoso. Eccolo qua. Allora. Le confezioni sono sempre bellissime, però non c'è niente da fare, sono sempre avanti. Abbiamo fogliettini scritti così piccolo che non li guarderò nemmeno, perché nemmeno con gli occhiali ce la faccio, idem. E poi abbiamo il nostro pacchettino di carta AirTag, si apre ed eccolo qua, il simpatico bottoncino. Qua ci sono le istruzioni e come attivarlo, soprattutto funziona con l'applicazione Dov'è di Apple. Ed è un bottoncino, ragazzi, assimilabile al bottone di un mio camice, per capirci, per darvi un'idea. Lo attiviamo pelandolo. Ecco qua.
Ok. Ha fatto un rumorino, è dotato quindi di cassa. Vediamo un pochino se il mio iPhone già lo riconosce. Eccolo qua. Questo è quello che mi piace di Apple, ragazzi. Riconoscere subito al volo. Connetti. Assegna un nome. Lo chiamiamo portafogli, perché lo terrò in portafogli, anche se è un po' grossino. Ok. Individuazione esatta. Mi dice dove sono. Indicazioni in mappe e fai suonare. E visualizza sull'app. Dov'è? Apriamo l'app, dov'è? Eccoci qua. Allora, portafogli di Sergio, ce l'hai tu. Ora, ce l'hai tu, mi piace come, come cosa. Fai suonare. Bello. Notifiche, notifica quando trovato. Modalità smarrito, dunque l'app funziona in questo modo, si ha intanto vabbè, la mappa dove si trova e ovviamente adesso mi legge perché sono qua, dopodiché abbiamo la possibilità sia di far suonare sia di trovare nelle vicinanze, quindi un lungo raggio. Ho visto che grosso modo in ambiente aperto arriva a 30 metri, in ambiente chiuso penso che ne faccia 8-9, ma adesso lo valuteremo. Le notifiche, ovviamente le notifiche per quando è stato trovato, e la modalità smarrito. Mi perdo i portafogli, lo metto in modalità smarrito, chiunque trovi il portafogli con dentro questo teoricamente dovrebbe mandarmi un messaggio e farmi ritrovare, o meglio definirmi dove si trova l'AirTag, e quindi in automatico forse anche il portafoglio. Si può rimuovere e si può assolutamente rinominare. Adesso facciamo una piccola prova, nasconderò questo AirTag e vediamo se nel mio studio, che non è particolarmente grosso, mi viene ritrovato abbastanza facilmente. Ok, adesso facciamo la prova. Apriamo l'applicazione, dov'è? Il nostro AirTag è segnalato non perfettamente nel punto dove sono. Abbiamo portafogli di Sergio, vediamo un po', aggiungi un nuovo oggetto, identifica oggetto trovato. Dispositivi, ecco qua, persone, oggetto e io. Va bene, dai, vediamo un pochino dov'è. Apriamo, fai suonare, ha suonato, trova nelle vicinanze e qui si apre la maschera di oggetto connesso. Il segnale è un po' debole, prova a spostarti in un'altra posizione. Iniziamo a guardare, di qua niente, si verrebbe da dire fuoco, fuoco, acqua, acqua, fuochino, fuochino, fuochino. Fuochino, fuochino, acqua, acqua, fuoco, fuoco, acqua, acqua, fuoco, 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 acqua, acqua. Ci spostiamo un po', ecco, 5 metri, attenzione, lo trova, l'ha trovato e inizia a dirti dove stiamo. 3 metri, 2 metri 9. Eccoci qua, finalmente ci siamo. Vediamo un po', eccolo qui. Vediamo, vediamo, vediamo. Eccolo qua, 08 nelle vicinanze, 07, 06, 04, 02 ed eccolo lì di sotto. Allora, beh dai, prende. Bisogna andarci un po' vicino, però sinceramente prendere prende, non si può mica dire di no. Lo metterò dentro il portafogli e speriamo di trovare il portafogli e di non perderlo, perché se perdo il portafogli sono dolore. Va bene ragazzi, mentre c'era la recensione ne sono successe veramente di tutti i colori. Mi è partito l'allarme in casa, si è attivato, mi hanno chiamato, casino, hanno messo il telefono in modalità non disturbare, vabbè, pazienza. Dunque, cosa dirvi di queste AirTags? Beh, intanto batteria dentro CR2032, ubiquitaria, la trovate veramente dappertutto. Sembrerebbe durare un annetto, adesso vedremo poi in prova pratica se veramente durerà così tanto, però diciamo che è un oggettino di quelli che secondo me 35 euro li si possono anche spendere. Tutto sommato, se hai bisogno di trovare qualcosa e hai ovviamente un ecosistema Apple, può essere sempre una validissima opzione per diciamo implementare questo ecosistema stesso. Mi vale 35 euro? Beh, se perdo il portafoglio me lo fa ritrovare, sì, li vale, perché sono veramente delle bestemmie che volano. Però a parte quello, ci sono anche altri prodotti che fanno la stessa cosa, costano qualcuno un po' meno, qualcuno un po' di più. Insomma, è Tile per esempio molto valido, non l'ho mai comprato perché veramente in realtà aspettavo questi, volevo provare prima questi. Però potrebbe essere una cosa utile e carina da avere, quindi va bene, dai, un acquisto per adesso sembrerebbe carino.
Il grosso vantaggio di questo è che sfruttando la rete dei cellulari iPhone in giro, in generale degli iDevice, sicuramente la rete è molto più mirata e molto più diciamo estesa rispetto a un normale oggetto di questo tipo con un GPS e quant'altro. Vedremo quanto dura. Mi interessa molto sapere la batteria, voglio vedere se ci arriva l'anno, perché secondo me è tanto marketing, però lo vedremo. Oggi ho visto utenti che lo bucano col trapano per farci da peggio cose, io non credo che lo farò, insomma, perché mi sembra un po' una minchiata. Tanto l'avevo fatto incidere, ma io decisione non l'avevo. Ok, grazie per aver guardato anche questo video, se ti è piaciuto un pollice in su, se non ti è piaciuto un pollice in giù perché è giusto anche così, se ti va come al solito ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina per l'uscita di nuovi contenuti e niente, dai, me lo attacco al collo perché almeno, anzi la testa qua dietro, così evito di perdere la testa ogni volta perché porca una miseria, cioè, ultimamente sono veramente, sto invecchiando, quindi perdo veramente colpi, bisognerebbe fare un AirTag neurale da mettere qua, così sembri anche un pirla e vabbè basta, sto spogliando. Ciao cari, al prossimo video, grazie.